Ginevra D'Agostino, presidente di Limina, l'associazione di promozione sociale, state portando avanti in tutto l'Abruzzo un progetto di ricerca che serve a far uscire dall'isolamento le aree montane. Come? Abbiamo sviluppato un workshop di ricerca con l'MIT, Massachusetts Institute of Technology e la Fondazione Ferrovie dello Stato per studiare i comuni localizzati lungo la tratta ferroviaria Sulmona-Carpinone. Lo scopo del workshop è stato quello di individuare, documentare, analizzare impostare progettazioni per il recupero delle aree interne e riuscire a contrastare l'esodo. Quali sono le aree tematiche su cui vi state concentrando per contrastare questo fenomeno? Allora, il workshop si è focalizzato su 6 aree tematiche diverse che pa partono dall'agricoltura, affrontano questioni collegate all'immigrazione, quindi l'integrazione degli immigrati in alcuni comuni che hanno sviluppato dei progetti specifici, arriva anche a condurre delle analisi collegate al trasporto e la mobilità lungo la tratta ferroviaria. Che parte proprio da capire quali sono attualmente le infrastrutture per il trasporto dalle stazioni che vanno a collegare i comuni e quali altri servizi potrebbero essere implementati per facilitare questa questione dell'accessibilità dalla stazione ai comuni. A chi consegnerete questo lavoro di ricerca? Questo lavoro verrà consegnato alla Fondazione Ferrovie dello Stato come documentazione delle criticità e opportunità lungo la tratta ferroviaria. Verrà consegnato al Massachusetts Institute of Technology sotto forma di esibizione che verrà allestita proprio lì al MIT.